24esima puntata di 4 Amici al Bar, oggi abbiamo il Pienone. Parto dalla mia sinistra con il mio amico Valerio Romuzio, arriva da Bologna, è foggianissimo, ha studiato a scuola di giornalismo, collabora con i migliori network a livello nazionale, da Report a Tele Lombardia. Oggi ce l'abbiamo qui, per fortuna nostra, parleremo assieme a lui del Foggia perché è anche tifoso. Ciao Valerio. Grazie dell'invito, ciao a tutti. Ciao. Alla mia destra Ruggero Borea, il mio amico, con Ciao a un tutti. altro mio amico, Guido, che è un tifoso della Versa. No. Ah no, sempre Granata è, scusami, del Torino, stavo scherzando. Ritrovo con grande piacere, non vedeva l'ora di tornare, scusami la battuta, Giovanni, Studiata ce la siamo lungamente. studiata io e Ruggero Complimenti, veramente. ha avuto un piccolo problema all'occhio, risolto. Anche l'occhio vuole la sua parte, quindi. Beh, insomma, mi Sì, sembrava. è risolto, anche se forse gli internauti mi vedranno con un occhio un po' più fesso, ma insomma, rispecchia anche il carattere del proprietario, di chi lo porta. In un mondo di ciechi, Un mondo di ciechi. chi è orbo è un re. Bellissimo, non la sapevo questa. Perfetto, ce la segniamo. Andiamo da Peppino Baldassarre. Ciao Peppino. Ciao. Felice? Sì, sono reduce dall'influenza, ma ha portato bene. Passato, tutto a Tutto a posto, ti sei posto. ripreso. Sì, infelice. Oggi spremuta d'arancia, mi raccomando, Sì, così un po' di vitamina vitamina C. C. Ci vuole. Allora, l'argomento di oggi qual è? Saint Mazza. Non è spagnolo, come Lino Banfi diceva, non è francese. Non è spagnolo, è proprio Saint nel senso di santo, Questa l'hai foggianissimo. studiata L'ho studiata lungamente. anche questa, vedi, non ho dormito questa notte perché Saint Mazza, partendo dalla panchina, ha risolto la partita del Foggia. Ce lo spiega il È il primo perché? spagnolo a segnare con la maglia del Foggia, credo. Forse è il Addirittura. primo a giocare, credo. Forse. Peppino primo? Non abbiamo. Penso non abbiamo avuto altri spagnoli. No, non lo so, chiedo a Parte Peppino Bremen perché. che però. Vabbè, Bremek era un cosmopolita, era di tutte le Mezzo nazionalità. linguaggio e mezzo spagnolo, però non ha segnato. No. Anzi, li ha presi gol. Vabbè, qualcuno l'ha anche evitato per fortuna. Vado da Ruggero Borea per. Nicolas, Bremek e Suarez. È È vero, questo è quello che che ha fa puntualizzato. la differenza. In un periodo in cui ricordiamo Foggia Inter. Perfetto, allora vai Ruggero, riassunto delle puntate precedenti. Allora, Foggia diciamo, prosegue dopo la buona prestazione di Benevento, finalmente torna alla vittoria dopo 3 settimane, dopo la vittoria con il Cosenza, sconfiggendo la Versa 3-1. Foggia, diciamo, sperimentale a causa delle numerose Ah sì, assenze. Abbiamo sperimentale. dovuto, diciamo. È ritornato dall'inizio d'Angelo che mancava da molti mesi per un lungo 22 infortunio. marzo 2014, Sorrento, Foggia La 1-0. Madonna di 7 reti l'anno scorso. Tornava quindi d'Angelo titolare, l'esordio di Minotti a centrocampo che mi è piaciuto, tra parentesi, l'attacco con i tre folletti, li hai chiamati tu, perché mancavano sia Iemmello che diciamo, il suo vice Leonetti, quindi abbiamo schierato Qualcuno ha fatto Bollino. anche una battuta alla banda Bassotti, però Vabbè, l'importante è l'importante è che che abbia hanno portato a funzionato. casa il risultato. Bollino, Sarno, Barrato. Il Foggia è passato in vantaggio subito, a partita che si era messa bene con un'azione molto, molto bella. Bollino, Agnelli, Loiacono, Ross per Barrato che al volo la mette in rete. Un'azione che Foggia non è la prima volta che fa, è uno schema più volte riuscito. L'unico che si potesse fare con tre piccoletti davanti, ecco, cercare di fare una ragnatela di passaggi Rapido arrivare. scambio nello stretto e avversari disorientati e gol. Poi il Foggia poteva raddoppiare, è stato bravo il portiere del Longo Marsini, il portiere della Versa su Agnelli. Puntualmente poi il Foggia ha fatto un errore difensivo abbastanza grave. Uno dei Loiacono soliti, rinvia ecco. su D'Angelo lanciando di fatto il contropiede della Versa. Mangia Casale, come diceva Guido, non Mangia è Casale, giusto. Mangia Casale. Grande parata di Narciso distinto che la manda in angolo, però poi dal calcio d'angolo disattenzione difensiva nuovamente gol, pareggio della Versa. Sono stati gli unici due tiri in porta della Sì, Versa e nella Foggia è stato capace di ripresa prendere gol. Foggia io me lo aspettavo anche più, diciamo, Arrembante. più arrembante, però è stato penalizzato anche dal campo, che era veramente di un improponibile, e che danneggia sicuramente molto di più una squadra che fa del possesso palla la sua arma migliore. Poi è arrivata puntualmente anche l'espulsione in Genoa, per Campo dire. Campano. Si gioca in 10. Sì, però Una diciamo tradizione. un'espulsione, tirato un calcetto a un avversario, veramente No, evitabile.
una follia, diciamo, una piccola follia. Era stato già ammonito nel primo tempo e era stato graziato per un ennesimo fallo a centrocampo. Poi sulle espulsioni ne parliamo, perché c'è un ci sono delle curiosità particolari. Alla grande, è tornato carichissimo, carico il nostro giovane vigilante. Comunque, fatto sta che anche la Versa è rimasto in 10 a 10 minuti dalla fine, e il Foggia ha cambiato la partita, non mi ha detto turno le sostituzioni, perché sono entrati prima Cavallaro, poi Sainz Mazza, e Sainz Mazza è riuscito finalmente a realizzare il gol del sorpasso, diciamo, il gol del vantaggio del Foggia, e poi Cavallaro ha chiuso nel finale. La posizione è defilata, penso analoga a quella di Barraco, se ben contrapposto come versante. Anche Barraco ha segnato un po' da posizione defilata e non centrata. Siate sinceri, quando Mazza, appena subentrato, ha fatto un'apertura di piatto destro, passando la palla praticamente in panchina, cosa che può succedere in un campo del genere, cosa avete pensato? Chi è che mi risponde? L'hai segnato subito, perché alla fine Mazza ogni volta che è entrato in campo non è mai sembrato un giocatore decisivo o che potesse dare a Foggia quel qualcosa in più. Quindi vedendolo entrare in un campo di patate come quello a pochi minuti dalla fine, dove devi vincere assolutamente, fa quel passaggio lì, io ho detto ok, abbiamo perso. Invece mi devo scusare con Mazza, è stato decisivo. Decisivo, non ci sono altre parole. Decisivo sicuramente Mazza, un gran bel gol. Guarda, anche difficile da realizzare. La posizione, cioè, se non hai delle doti tecniche, voglio dire, porti la palla sull'esterno, la metti lì dentro dove c'è uno spazio piccolissimo, anticipando di fatto anche i difensori, non è assolutamente facile. Cosa è mancato a Mazza probabilmente per fare il salto di qualità in questo campionato? Perché la tecnica oggi l'ha dimostrata di avere. Forse è mancato un po' di personalità, di qualcosina. Ma non lo so, perché comunque non l'abbiamo visto giocare poi più di tanto. Pensavamo che anche nei momenti in cui ci mancavano i centrocampisti e De Zerbi doveva inventarsi il sostituto di Gerbo e poi il sostituto di Dall'Occo, venisse schierato un pochettino di più. Forse anche il ruolo non si riesce ancora a definire. Tecnicamente è difficile da inquadrare un calciatore. È una mezza, forse non lo so se in un 4-2-3-1 potrebbe giocare dietro la punta, sì. In un 4-3-3 lo vedo un pochettino sacrificato, cioè un po' un nonsense sia a centrocampo, perché non ha i polmoni e la fatica dei tre centrocampisti di De Zerbi che lavorano per sei, e forse come punta non ha la finezza del tridente offensivo che abbiamo. Ma un grande estimatore all'inizio di Sainz Mazza, o meglio uno che diceva dobbiamo vederlo giocare lo spagnolo, era Peppino Baldassarres, visto lo voglio citare con la S ispanica, no, iberga, Baldassarres. Quindi girerei a Peppino queste osservazioni sullo spagnolo. Ha fatto un gol difficilissimo da realizzare, perché la porta è larga 7,35 m e lui ci aveva 25 cm, quindi ha fatto un colpo da biliardo. Barraco anche lui era defilato, ma almeno mezzo metro di porta ce l'aveva e l'ha messa dentro. Forse il gol di Baggio alla Spagna ai mondiali del 94. Cosa si è andata a ricordare? Quando bravissimo. Salta il portiere lanciato da Simone. Anche la capriola dopo. E segna la posizione angolatissima. Sì, sì, visto che c'è anche la Spagna di mezzo. È vero. Bravo, bel ricordo. Quindi ha fatto un grande gol. Poi l'abbiamo visto quest'anno quello che ha combinato anche ieri quando è entrato, però stavolta sono presente il gol, è stato molto bravo. Spera che insomma un gol del genere possa dargli un attimo di fiducia, di slancio, farlo tornare ad essere importante per la squadra. Io spero più che in Barraco, che in passato è stato importante, perché Mazza in passato non è stato mai importante da nessuna parte. Barraco da solo portò Trapani vittoria in Serie B, e quindi speriamo, anche se ieri poi si è andato dopo il gol man mano spegnendo anche lui, ma giocava a sinistra, lui è abituato di più a giocare a destra. Ieri sera mi ha colpito molto una frase di Montella che ha detto a volte sono i sostituti che fanno le differenze, e Foggia in pratica, a differenza dell'Aversa, ha potuto giostrare meglio con le sostituzioni dalla panchina.
e ti correggo, non dalla panchina ma dalla tribuna, visto che sì, sembrerebbero comandate a distanza visto l'espulsione di De Zerbi, sì, la qualifica sì, di De Zerbi. Ovviamente, poi è stata anche fortuna audace Juvat, nel senso che la fortuna aiuta la Juventus, significa. Come sempre, insomma. Erano rimasti in 10 e si è voluto appunto rischiare con quinto centrale e mettere Bencivenga, che ha giocato benissimo. L'unico appunto che gli farei, non capisco perché sul 2-1 Bencivenga superava il centrocampo. E quando stai sul 2-1 Bencivenga il campo finisce alla linea centrale del campo, non può finire alla bandierina del calcio d'angolo, perché stai vincendo 2-1 in trasferta, una cosa molto delicata. Foggia, prima ancora di essere bravo nell'averla giocata e vinta questa partita, è stato bravo a tenere l'equilibrio, cioè l'equilibrio fisico proprio era impossibile. Era un campo di patate pieno di buche, molto fangoso, dove si scivolava una continuazione. Per fortuna scivolavano anche loro, e quindi spesso, ma loro sono ultimi in classifica e il motivo c'è, cioè non è una squadra di calcio, è una squadra di lottatori, facevano non neanche la caccia all'uomo, cioè non lo facevano neanche con cattiveria, facevano quello che sanno fare, cioè menare botte, e poi dopo la sconfitta sono tranquilli. Perché... Ma una squadra che sta a 6 punti, ha scoperto di essere in settimana, forse sì, non so neanche con quanta regolarità, di essere passato da meno 2 a meno 6 di ritardo dalla regina in campionato. Un po' di rabbia, di grinta, di volontà di chiudere la partita, di vincere quella partita. I giocatori sono quelli. Me la sarei aspettata. Ma la volontà, non la qualità, capito? Ma che volontà, rabbia e qualità deve avere una squadra che stranamente viene ripescata 2 volte di seguito? Quindi per loro è normale scendere, vengono di... questa è una cosa molto irregolare, cioè il Poggi Bonzi meritava di pescare, non l'avesse. Aversa, che poi era una sorta di bestia nera recente del Foggia, perché l'anno scorso perdemmo 3-1 in terra di Campania e poi perdemmo 4-3 in casa, anche 3-1 con espulsioni, fu espulso proprio anche, no, lo Iacono fu espulso, sì, in Campania vennero espulsi Quinto e Sciannamè. E Sciannamè invece contro allo Zaccheria venne espulso lo Iacono, se non erro. Vabbè, comunque a proposito delle espulsioni, una caratteristica fondamentale, siamo alla quarta espulsione nelle ultime 4 gare, l'unica dove non c'è stata è stata col Benevento, dove è stato espulso tra l'altro De Zerbi, sì, però c'è la doppia espulsione di Melfi. Allontanato chiedo venia, allontanato De Zerbi. Di queste 7 espulsioni, ad esclusione di Quinto, che poi gioca nei pressi della difesa, sono tutti difensori, compreso Narciso portiere. Sono tutti difensori, perché c'è stata l'espulsione di Quinto, c'è stata l'espulsione di... Controdomanda, non è che il Foggia attaccando si trova spesso in difficoltà in contropiede? Sì, Potenza l'aveva detto, però bisogna riflettere anche che sono 5 espulsioni dirette e solo 2 per doppia ammonizione, tra cui Potenza, che con la doppia ammonizione se ne è prese 3. Però a proposito, sì, giornate. Potenza l'aveva detto, che ci lasciano uno contro uno, però oltre a dire quello ha detto qualcos'altro all'arbitro, a me, per cui si è preso 3 giornate. Ecco. Come per esempio molti falli, se ve li ricordate, sono falli fatti a centrocampo e non certamente in difesa, ad esclusione dell'ingiusta espulsione di Narciso. Ma a centrocampo perché abbiamo la difesa alta, è normale, noi cerchiamo di andare a prendere palla nella metà campo. Ma a centrocampo sulla fascia, ieri lo Iacono ne ha fatti 2 e la seconda volta è stato graziato e poi quando ha fatto l'altro fallo l'aveva fatto davanti le panchine e poi ha fatto anche la reazione. La statistica è giusta, però almeno la metà di tutti i falli sono per proteste o per errori non evitabili, evitabilissimi, come la reazione purtroppo di lo Iacono, che fino a quel momento aveva giocato anche bene, a parte qualche intervento scomposto, e sono dei danni che poi vanno a ripercuotersi nel campionato, perché per la prossima settimana, con le assenze di Grea, di Gigliotti, bisogna vedere il recupero dei vari infortunati, Potenza, si chiedo scusa, insomma andrà in difficoltà il tecnico, che tra l'altro a destra stava cercando anche di trovare diverse soluzioni. Nessuna difficoltà, perché noi non siamo chiaramente gli allenatori, però giocare una difesa a 4 contro il Lamezia in casa con Bencivenga, D'Angelo, che in passato ha fatto disastri, che ieri invece, sia pur contro l'ultima in classifica, è riuscito a fare, a guadagnarsi la sufficienza, eccetera. Gigliotti, Agostinone, la difesa l'hai sistemata, c'hai sempre Dall'Occo che ti può dare una mano in difesa, c'hai a centrocampo Agnelli, quindi Minotti, che si è inserito abbastanza bene,
deve appena migliorare un tantinello la fase interdittiva, però Minotti ha giocato bene. Però diamo una scusante, su un campo del genere, la qualità di Minotti come fa a venire fuori? Valerio, tu ne parlavamo ieri in macchina, se non sbaglio. Io vedendolo giocare in un campo del genere, che è comunque un campo di patate, fai quelle verticalizzazioni, quei passaggi, una gioia per gli occhi. Infatti aspetto di vederlo in un campo degno di questo nome. Un campo nel quale, cioè, secondo me, può mettere le sue qualità. Ma anche un fisico che è notevolmente diverso dagli altri, proprio come impostazione. Ha un passo in più, e soprattutto gioca con la testa alta. Un giocatore che gioca con la testa alta, non, se l'avete notato, non abbassa mai la testa. Sa ancora prima dove andrà il giocatore, l'attaccante, dove dargli la palla. E si allena da una settimana con la settimana che si allena e impressionante, un'altra categoria. Continuando sulle espulsioni, velocemente chiudo il discorso. Sono 7 anche le squadre che hanno avuto l'espulsione contro il Foggia, quindi 7 espulsi anche contro il Foggia. E il Foggia però, dove ha avuto gli uomini espulsi, ha vinto comunque 3 partite, ne ha pareggiate 2, ne ha persa una, solo quella di Melfi. Mentre quando invece è stato in superiorità numerica, ne ha vinte 4 e ne ha pareggiate 2 e ne ha persa 1. Quindi diciamo che comunque riesce, come dicevi tu, a portare a casa il punteggio. Vado da Guido sulle espulsioni. Il problema è che l'Aversa non abbiamo visto la squadra, come si diceva prima, cattiva, come una squadra campana, o come mi ricordo io, quando si andava a Gela mettevi in preventivo l'espulsione, c'erano i famosi fratelli come Marco Fabio comandatore, cioè che lì dovevi lasciare i punti, no, lì non si giocava a calcio. E anche ieri tra l'1-1 e il 2-1 non si è giocato un po' a calcio. Poi Foggia ci ha messo del suo, è andato, quindi l'ha fatta sua la partita. Ma tra l'1-1 e il 2-1 ho visto Sainz Mazza che sbagliava quell'apertura, ho detto ma allora non è il suo mestiere il pallone, ho detto io. Però dopo mi ha smentito, e poi ho capito un'altra cosa, dove che Agnelli forse non può battere le punizioni. Però dopo mi ha smentito anche Agnelli, perché ha lanciato Sainz Mazza. Allora, cioè, quando ha lanciato ha fatto quello che sa fare. Quello che sa fare. Le punizioni finiscono tutte 4 dita sulla traversa. Esatto, quindi a tutte la stessa maniera. Perché dovrebbe battere da più dietro, Agnelli è più un... Forse io mi ricordo il gol a Nardò è stato un tiro da fuori indovinato, però ogni volta che batte una punizione va alta. Questa non è una critica. L'infamona di Agnelli ha bisogno di più campo per poter essere, potersi realizzare. Che è un po' alla Pirlo, poi scende il pallone, qua non ha avuto il tempo di scendere perché è andato abbondantemente sopra la traversa. Quindi non avevamo tiratori da... A quel punto Sarno la poteva infilare. Era una posizione più per un destro che per un sinistro. Sì, forse c'era Cavallaro che poteva giocarsi questa carta, anche se la cosa più strana che ho visto, diciamo, in quel frangente di gara è stato vedere Gigliotti andare a battere i calci d'angolo e Sarno al centro dell'area. Forse, non lo so, magari una direttiva, c'è sicuramente un motivo, però mi sono stupito perché io avrei lasciato Gigliotti, che comunque qualche gol l'ha fatto. Se Sarno faceva il falso 9 lo faceva per tutto, anche quando colpiva di testa. Sarebbe stato anche un falso gol, diciamo. E poi appunto su Minotti, effettivamente un giocatore di categoria superiore, lo paragonerei al nostro Lillo Catalano, cioè uno che serve al centro del campo, che organizza il gioco, più a Catalano che a Cardinale. Cardinale è un po' più fumantino, Catalano sapeva giocare il pallone e qualche volta l'ha messa anche dentro. Vediamo il gol con la fermana, Peppino si potrà ricordare. Secondo me va dato merito anche all'Aversa, perché se voi notate, dopo il loro pareggio hanno fatto quello che meglio sapevano fare, cioè hanno buttato la partita lato fisico e l'hanno buttata impedendo al Foggia di giocare a calcio, anche perché noi abbiamo giocato dal terreno, sì, effettivamente la potevi buttare solo così la partita, perché solo tecnicamente l'unico modo che aveva l'Aversa era di cercare di impostare e fare quella partita lì e costringere il Foggia a fare quella partita lì, perché comunque sì, il Foggia è una squadra molto tecnica che gioca a palla a terra cercando le fasce. Se tu gli impedisci di fare quel gioco in quel campo, l'unica cosa, infatti abbiamo giocato con lanci lunghi dove avevano la meglio loro,
alla fine devi tentare a un certo punto di tirare più in porta senza fare troppi passaggi il famoso tiki taka. Insomma, a quel punto devi iniziare a tirare da ieri non è riuscito più di tanto. Anche quando Narciso dava palo non la dava a rasoterra, la dava a mezzaterra perché non poteva rischiare. Quindi il Foggia è andato lì sapendo di non poter fare passaggi a rasoterra. Però ho visto pochi tiri da fuori, cioè non lo so, anche pochi tiri da fuori, tu stai senza l'attacco completo quasi. Quindi cioè, non ti mancano Iemmello e Cavallaro, non è facile. Poi Cavallaro è stato molto bravo a entrare subito in partita. A parte il gol ha giocato da Cavallaro, insomma, quindi debilitato dalla febbre, 4 giorni e anche Sarno, perché insomma con Barracco uno poteva ipotizzare Sarno perdente posto con Cavallaro e Iemmello, però Sarno ieri ha giocato molti palloni e ne ha sprecati pochissimi. Si era reso conto che insomma la responsabilità dell'attacco cadeva molto sulle sue spalle, lui è stato all'altezza della situazione. È stato all'altezza, è una battuta. Sì, no, è stato bravo. Vista l'altezza, diciamo che il Foggia ieri si è comportato bene, togli contemporaneamente Potenza e Iemmello a tua squadra, non so se mi spiego, insomma. Quindi forse anche perché il gol che abbiamo preso, se vedete la staticità della difesa è impressionante e secondo me non è funzionato qualcosa sull'asse Loiacono d'Angelo, che per la prima volta giocavano ieri e Loiacono non è che abbia tanto giocato in questo campionato, quindi forse è mancato qualche meccanismo difensivo dove gli è permesso di trovarsi solo davanti al portiere il centravanti avversario, di colpire di testa in mezzo all'area senza che nessuno contrastasse la difesa, insomma, colpire non di testa, cioè colpire in gol. Il primo l'ha colpita la Foggia di testa e il secondo l'ha mandata in rete e nessuno dei due è stato contrastato, marcato, spinto. Veramente fermi, se avete l'immagine, c'è una maglietta di Loiacono in due, ferma, e questo che va in rete con una facilità unica. Senti, Ruggero, nell'arco deve fare una meditata riflessione sul modo in cui si è preso gol su Palenettini. Perché finché, ecco, era più logico che succede l'incidente fra Loiacono che dà la palla sulla schiena di D'Angelo e quello va a segnare, e vabbè, è successo. Ma un attimo dopo questo calo di concentrazione su un calcio d'angolo a sfavore, a casa dell'ultima in classifica, insomma. E poi tu dicevi fatto la regina, l'unico problema sono i tempi della giustizia. Perché il Barletta deve avere 2 punti e non si sa. E la regina deve avere i 3 punti di quest'anno. Perché i 4 punti e la regina ha dimostrato che l'anno scorso li ha scontati. Quindi non c'è stata nessuna ingiustizia nel restituire quei 4 punti alla regina, che deve affrontare il processo per quello che ha combinato quest'anno all'atto dell'iscrizione. E il problema è che qualcosa che succede molto tempo prima viene poi deliberata la sentenza molto tempo dopo, e quindi non dico che si falsa il campionato, perché insomma ognuno sa di aver fatto peccato, quindi sa che da un momento all'altro, però sarebbe meno. Invece, tornando alla posizione del Poggio, il Poggio è sesto, ha guadagnato 2 punti sulla Casertana, e questo ci poteva stare. Inaspettatamente ha guadagnato 2 punti sulla Juve Stabia, perché questo non ci poteva stare. 3 punti dal terzo posto. 3 punti dal terzo posto, perché a 44 sul campo e a 2 in classifica il Foggia a 41 ha preso 3 punti di vantaggio sul Matera, che in media inglese addirittura diventano 5, perché un più 2 del Foggia e meno 3 del Matera. Lo stesso ha fatto sul Lecce, perché in classifica non ha guadagnato nulla, ma in media inglese ci ha guadagnato 2 punti a Lecce, perché il Foggia ha vinto fuori, il Lecce ha vinto in casa. Ruggero, allora, nell'arco di ogni stagione c'è un periodo negativo per tutte le squadre ed è difficile da evitare, succede e basta. Se il Foggia ha passato il suo periodo negativo e l'ha passato vincendo comunque 2 gare, pareggiandone una, potrebbe essere un buon segnale. Potrebbe essere un buon segnale, sì. Notavo adesso che le 2 squadre che sono a un punto sopra il Foggia hanno perso entrambe il Foggia, per Lecce e Casertano. Esatto. Ma difatti, se noi avessimo pagato quella maledetta bolletta, che poi la storia
ancora non è chiara, perché io ho parlato con il commercialista e più li volevo querelare quando hanno detto che io ho dato la carta il giorno dopo. Quindi non è vero che la carta è arrivata il giorno dopo, è vero che loro si sono ridotti all'ultimo momento facendo, ma vediamo come fa. Questo è grave, e pare che il mo vediamo come fare sia stato determinato dagli attuali aventiniani. Quel gruppo non aveva fatto la rimessa giusta, almeno queste sono le voci che abbiamo. Il Poggio, se non avesse avuto il punto di penalizzazione, oggi era dentro, perché era a pari punti con Lecce e Casertano, ma per classifica avulsa era davanti a tutte e due. Vero? Era davanti a tutte e due, vedi quanto ci costa il punto. Poi non è che ho fatto un fioretto, che io ho detto la classifica la devo guardare a Pasqua, perché eravamo a metà dicembre dentro, ci hanno sbattuto fuori a calci nel deretano, abbiamo combinato guai in un mese e mezzo, giochiamo adesso, cerchiamo di fare quanti più punti è possibile, a Pasqua vediamo dove arriviamo. Però la guardo guardandomi le spalle, perché il Foggia era partito per salvarsi, adesso mi pare che abbia 16 punti e ci mancano 14 gare, quindi se ha 5 gare di vantaggio sulle quintultime, con le quali col Melfi è sotto nello scontro diretto, ma è in vantaggio definitivo col Cosenza ed è in vantaggio provvisorio col Messina. E questo è anche molto molto importante, perché Foggia era partito per salvarsi. Poi va detto che la società ha operato bene sul mercato, perché sono stati fatti due innesti, ma con una precisione direi quasi chirurgica. È arrivato qualcuno, anzi due calciatori, calciatori veri fra l'altro, non mezze figure, che rappresentano quello che a noi mancava un po', e quindi siamo andati a colmare non delle lacune, non dei difetti, perché tutto sommato sta squadra girava abbastanza bene, ma è stato dato quel quid in più affinché si possa migliorare, perché se sei sesto e vuoi migliorare vuol dire che vuoi arrivare veramente ai playoff. Di primo posto ovviamente non se ne parla più, perché le speranze non sono neanche ridotte in un cielo, non c'è neanche la speranza di poter arrivare primo, perché al limite se crolla una delle due l'altra non crolla, e quindi il discorso primo posto credo che ormai sia una corsa a due fra Salernitana e Benevento, mentre per quanto riguarda l'inserimento nei playoff anche Matera e Catanzaro si possono dire la loro matematicamente, però la Juve Stabia e la Casertana non le vedo tanto certe di poterle disputare, mentre il Lecce, che ieri ha vinto tra i fischi e che forse oggi manda via Miccoli, può arrivare tranquillamente terzo. Il Foggia deve arrivare quarto, però poi deve andare a vedere che succede nel girone B, dove le squadre hanno cominciato a far punti, sono a quota 40, quindi c'è solo due punti di differenza, mentre nel girone A addirittura sono arrivati a 43 le quarte, mi pare, perché Alessandria è andata a vincere a Pavia, quindi si è accorciata la parte alta della classifica, ma adesso è presto per fare questi discorsi. Ruggero, al volo, immagino che si è parlato di mercato. Ultime giornate, se arriviamo lì ci dobbiamo fare i conti, allora vediamo l'Alessandria, ne fa un casino. Io mi arrendo prima, ve lo dico, vi lascio fare. Cioè, dover controllare tre gironi contemporaneamente è una cosa devastante. Però un giudizio, un voto sui nuovi arrivati. Guarda, come li hai visti? Sono piaciuti entrambi. Darei a entrambi un 6,5 perché possono migliorare tutti e due. Stima. No, ma Barraco ha segnato anche 7. Dai, diamogli questo mezzo punto in più. Diamoglielo per il gol. Però voglio 6,5 perché dopo il gol si è quasi spento come una candela. Tutte le giustificazioni di questo mondo, campo impossibile. Lui è ambidestro, ma prevalentemente gioca a destra, quindi era messo a sinistra. Invece dove si è giocato anche meno, se ripeti la partita, molto sul lato destro, e Bollino, nonostante ci fosse lo Iacono e non Bengivenga, li ha giocati, cioè non li ha persi, nel senso che poi ha passato la palla al compagno, però dal Bollino uno si aspetta anche, se non segni con l'ultimo in classifica, ma quando lo devi fare, cioè, a che serve? Per carità, la sufficienza l'ha presa, non è che ha giocato male. Ma se non esplodi, per esempio, Sainz Mazza, almeno quando l'ultima in classifica, ha fatto qualcosa. Ci voleva un Bollino di qualità. Vabbè, basta. Invece, questo è da Bollino Rosso. A Minotti credo che... Bollino Rosso anche per Ruggero.
Minotti credo che invece 6,5 forse è ingeneroso, perché un 7 meno l'avrebbe, ma sono tutti e due l'avrebbe meritato. Bella partita di mi è piaciuto mentre Barraco più di 6,5 è giusto non dare. Sesta vittoria in trasferta, bisogna dire anche questa, abbiamo vinto più fuori che dentro, continuiamo ad andare meglio fuori che dentro. Il che non mi dispiace, anche perché tra due settimane si va a Salerno, quindi non dico che il Foggia debba andare lì per vincere a tutti i costi, però quantomeno un ottimo e dignitosissimo pareggio farebbe bene alla classifica al morale. Invitiamo Lotito a guardare la Lazio quel giorno, magari è venerdì, quindi potrà invitiamo guardare. Lotito a non minacciare nessuno, perché dai. Mi risulta che nel DG Iodice dell'Ischia sia stato minacciato da Lotito. E lo denuncerà alla Procura federale. Questa è notizia di oggi? Fresca di giornata. Lotito è anche procuratore federale. Una denuncia allo stesso tempo. Io comunque sentirei anche l'altra campana. La Sardegna, diciamo che sempre campana, ecco. L'altra campana è bello. È verosimile che questa volta ci sia stata una cosa del genere. Se no autoespulso, conoscendo Iodice di fama, non mi fido tanto di quella persona. Vabbè, non lo conosco, quindi non metto becco, però. Beh, anche quando la Nocerina ha fatto quella Iodice era la Nocerina. Ah, il direttore sportivo della Nocerina che salì in G? Sì, mi ricordavo Pastore. No, Pastore faceva altre cose nell'anno di Auteri, manipolava partite. Ma scusi, ma sono stati fatti i processi, è quasi è quasi reo confesso, ma che cosa devi temere? E comunque ci dissociamo, poi dissociatevi pure. Però ecco, Iodice si assume la responsabilità di quello che dice qui. Per farvi capire chi è Iodice. Qualche una persona che si faceva negare il telefono. Salutiamo gli Iodice. Iodice disse che quegli infortuni della Nocerina erano dovuti alla mancanza di riscaldamento effettuato. Ma tu stai dicendo la Nocerina dell'anno scorso. La Nocerina sarebbe l'anno scorso. Quando poi dalle immagini si vede che tre presunti infortuni sono per trauma. Per trauma contusivo e non per un fatto muscolare. Quindi il riscaldamento c'entra poco. Trovasse medico... una pezza a colore migliore. Vabbè, cioè per... poi può darsi che in questo caso ha pagato con la radiazione, perché io so che arrivano ci mancherebbe, solo che lui continua a stare nel mondo del calcio, come l'omonaco che la sera che uccisero Raciti dice no, questo calcio me ne vado, se n'è andato per niente, sta continuando a fare. Vabbè, ne ha per tutti oggi. Ma l'altro ieri ha trovato nell'Atalanta un certo Masiello, che cioè, non è stato radiato, insomma, si può giocare comunque. La prima da... Ma ieri l'ho visto in campo, in Fiorentina Atalanta, mi pare insultato quando si allenava. Il riscaldamento. Quindi si può fare tutto in Italia. Beh, allora, visto che abbiamo aperto il paragrafo, il capitolo del paragrafo della Serie A, prendiamo la Gazzetta, Guido, così era... Per dire, io so bene che molte delle squadre, delle 60 squadre di Lega Pro, ogni tanto arriva una telefonata ai massimi dirigenti, francamente non lo so se è arrivata anche al Foggia, e ci pronto chi parla? So Claudio, il quale sta cercando di salvare Macalli, non sappiamo per quale suo secondo fine, però sta facendo di tutto. Dall'altra parte invece... c'è Ghirelli che è una persona per bene, soprattutto c'è quel Gravina che col Castel di Sangro fece un regalo al Bari di Matarrese per farlo salire in Serie A. Quindi andremo a cadere dalla padella alla brace. Certo che Gravina è l'antagonista di Macalli. Non capisco il Baglioni che cosa c'entra. Claudio, è Lotito. È Lotito che chiama, so Claudio. Vabbè, era una battuta, insomma, si era capito. Io da laziale non è che posso esporvi poi più tanto, diciamo. Da laziale a torinista, Guido, vai. Sì. Titoli principali, Inter, gol Ribelli, Icardi e Guarin fanno il loro mestiere, Icardi tira e segna. C'è un titolo tranquillo su questa mini rissa. Ah, vabbè, la mini rissa è insomma. Vogliamo parlare della prospettiva, la prospettiva, tutte queste cose qui non riguardano il. Non è calcio. Gol regolare o no, secondo te? Di quello di Milan e di Juventus Milan. Io sulla Juve purtroppo sono tutti irregolari per me i gol della Juve. Anche quelli che partono dalla difesa. Sì, anche quelli. Sì, vabbè, poi c'è questa mini polemica tra Galliani e la Juve, ma
Rompi il pallone di Genegnocchi. Rompi il pallone di Genegnocchi. Incidente. Devi avere il coraggio di leggerlo tu. Vabbè. Incidente sul set di Don Matteo. La bici di Terence Hill non aveva il sellino. Tradotto. Ma lui di solito dice queste cose in base a quello che succede sì, questo non è, intanto no. Poteva fare una qualunque battuta su Mina Hume con le linee del campo, oppure a questo punto sarà successo veramente. No, io credo che il gol fosse buono, il gol di Tevez, però poi alle scuole elementari mi hanno insegnato che le parallele non si incontrano mai, quello forse molto lontanamente si sarebbero incontrate con le due dita, forse non a Torino si sarebbero incontrate verso Milano, però invece due linee parallele non si incontrano mai. Tra le altre cose, scusate, ma questa questione che la Juve produce le immagini, non so, poi non ho capito bene, se me la potete un attimo spiegare, no? Perché a questo punto anche la prova TV forse è falsata allo Juventus Stadio, cioè io la metterei anche su questo punto, la classica prova TV del quando ci sono... Comitate, palla lontana. A palla lontana, allora può essere falsata allo Juventus Stadio. Senti il torinista come scalpita... Tu che ne pensi? Autoproduciamocene anche noi, anche noi all'ottateria e vediamo di... Lui è ingegnere, quindi facciamo qualche impiccio. Può dire meglio tutti quanti la situazione lì, come... L'ingegnere... Guarda, non mi sono... Una questione di prospettiva, ma non mi sono soffermato, io stavo ancora rigustandomi le immagini di Sainz Mazza, ma che ne frega. Ma sì, infatti, vai, notizia curiosa, qual è? Guarda, ti dico, te ne dico due velocissime. Vai. Allora, la prima è che a fine mese, questa riguarda il regolamento del giuoco del pallone, perché ci sarà la valutazione di una di introdurre l'eventuale quarta sostituzione solo per i tempi supplementari, le partite che finiscono i supplementari, e l'eliminazione della tripla sanzione rigore rosso e squalifica nei falli da ultimo uomo o del portiere o di un difensore che non portano il rigore, l'espulsione e poi la squalifica. Italia e Germania 4-3 con il cambio, cosa sarebbe successo? Non lo so, forse sarebbe stato sostituito qualcuno. Lì erano anche... Forse erano anche di meno. Quanti cambi? Nel 70, ma dire due. Quindi metti il terzo cambio lì, forse qualcuno sarebbe uscito e non ci sarebbe stato Italia e Germania 4-3. Quindi siamo contrari. Abbiamo rischiato di non averla quando introdusse il golden goal, il silver goal, cioè lì è... Una delle cose più tristi, secondo Italia e Germania, la causa di tutto fu l'arbitro Messi con il conico, sì, Yamazaki, sì, che ha fatto un qualcosa che si fa nel 2015, c'era 5 minuti di recupero, all'epoca non si dava mai 5 minuti di recupero. E pareggiò la Germania al 95esimo Schnellinger. Karl-Heinz Schnellinger. Con delle responsabilità secondo me di Rivera sul palo, perché... No, il palo non era il terzo gol. No, la partita è finita 1-1. Sul gol di Schnellinger, sul gol di Schnellinger è riguardato. Rivediamolo. Attenzione, monitor di Giovanni. Monitor. Vai la seconda. Dai, la seconda è che lo Stoccarda, c'è cioè un tifoso dello Stoccarda che si è recato allo stadio con un cartellone, ho scritto posso giocare, non sono peggio di Ibisevic, che è attaccante bosniero che non è in un grande momento di forma allo Stoccarda. Lo Stoccarda perché sia rosso e nero. No, bianco-rosso. Rosso-nero e l'Eintracht di Francoforte. Invece tu al Torino contro chi ti presenteresti con il cartello allo stadio? Ma anche El Kadouri, che è un po' discontinuo, anche se ha fatto un bel gol. Vabbè, io vado sempre in controtendenza, tu lo sai. Esatto. Una sostanza un po' polemica. Diciamo El Kadouri, troppo discontinuo come giocatore. Invece che ti è piaciuto contro il Verona, dei tuoi? El Kadouri. Vabbè, sei allora sorpresissimo, perché ci piace ma vogliamo di più, esatto. Lo sproniamo, bravissimo. Compleanni, auguri a questa settimana di portiere, perché? Grazie. No. Compleanno, no. Auguri, grazie. Settimana di portieri, perché oggi è il compleanno di Tatarusano, che è uscito solo perché ce l'ho fatta calcio. Complimenti, ma soprattutto, complimenti. Grazie. Ma soprattutto, Michele e Addario, entrambi, secondo e terzo portiere. Ora vedremo anche io. No, domani Michele, domenica prossima Addario. E quindi sarà il loro compleanno. Oggi anche auguri a Simone Romagnoli, ex difensore del proprio consiglio. Perché non è stato convocato? Questo si è allenato tutta la settimana, è stato preferito. È stato preferito in Italia. Comunque, cioè, da fare un appunto tutta franco, io l'ho visto un po' fuori forma, l'ho visto un po' leggermente sulla piedi. L'ho visto affaticato, sarà che non si.
parato. Non ha il ritmo partita, ma visto un po' fuori forma, Secondo me quei due di più forse deve ancora perderlo, Comunque Barraco è la terza rete in campionato, due li ha fatti con Catanzaro. Senti, la prossima partita, Vigor Lamezia, poi Salernitana. Volere o volare è il momento decisivo del campionato. Adesso bisogna veramente ricominciare a correre, essere continui, se si vuole andare più, altrimenti la salvezza tranquilla, voglio dire, ce la sono più che guadagnata. Allora, il Foggia finalmente ha invertito un pochettino la rotta contro le squadre che stavano sotto in classifica rispetto a lui, perché comunque a lei, perché il Foggia, è maschile. La squadra del Foggia è femminile. Hai ragione, mi sono arrabogliato, ho bevuto il caffè e mi sono arrabogliato sull'articolo. La semantica di questa... Con la Vigor Lamezia si gioca lo Zaccheria, si gioca di sabato alle 4. Bravo a dirlo, perché poi mi sarei perso io, bravo, vai. E la speranza è che il Foggia riconquisti lo Zaccheria senza i patemi d'animo delle ultime partite interne, ad esclusione di quella con il Cosenza, 4-1 con il Cosenza, dove anche lì abbiamo avuto un'esclusione, anche con una partita che dominiamo. Ma si porta tantissimo quest'anno. Il rosso è la morte sua quest'anno. Con la serenità nella partita della vita, nel senso che il Foggia, quando si è trovato ad affrontare grosse squadre in trasferta, ad esclusione di Benevento, correggimi. Vedi che noi dobbiamo giocare anche con la Paganese, la serenità non va nominata oggi. È la terza volta che l'ha nominata lui, non darà la terza volta che l'ha nominata. Ma se mi fa la domanda, Domenico, noi dobbiamo pensare al Vigor Lamezia che l'anno scorso vinse a Foggia. O la Vigor Lamezia, in questo caso la chiamano la Vigor, io la chiamo lo chiamo il Vigor, perché Vigor Vigoris non è femminile. E noi la chiamiamo la Vigor Sol. E quindi Vigor rosso anche. No, la Vigor da solo. Vigor Vigoris non è femminile. Quindi, ma siamo andati sulla semantica, c'è il programma la domenica mattina. Vanno dai, insultiamoci in latino. Una volta. Vanno o il, o la, o un, va battuta la Vigor Lamezia. C'è Palementule a questo punto, lo volevo dire. Questo Peppino mi ha capito. Che Palementule. Latino, questo poi magari cercate su vocabolario. Va bene. Parliamo della Lamezia, non sarà più Peppino. Tu mi fai le domande sulla Salernitana. Abbiamo il derby col Barretta al ritorno, quante cose dobbiamo fare? Se mi ha fatto la domanda, io devo rispondere. Perché siccome so sul Barletta, parlo solo sul Barletta, come si faceva un tempo quando all'interrogazione depistavi. Quando depistavi e ti riportavi gli argomenti su quelle poche cose che sapevi. Il Manzoni, il quale mi parlava. La differenza è Manzoni, Dante. Allora, a differenza della Salernitana, Vigor Lamezia. Bisogna vedere innanzitutto chi riusciamo, quale squadra riusciamo a mettere in campo, riesce a mettere in campo De Zerbi sabato prossimo, anche perché bisogna dire che ci sono anche i mali di stagione che durante la settimana possono debilitare qualcuno e alla fine ci troviamo una sorpresa. Il blu è che giochiamo questa settimana ha colpito Maxi Lopez. Per fortuna, perché ha giocato Martinez, che io ho messo in panchina, capita. Ritornando al calcio serio, non quello della Serie A, ci possiamo trovare non solo col falso 9, ma ci possiamo trovare col falso 5, col falso 2, col falso 3, perché poi in difesa abbiamo adesso anche con la squalifica che sono 4-5 contate, soprattutto d'autore. Dopo aver perso Curzio al mercato di riparazione, non sappiamo. Veramente mi aspetto un quinto schierato proprio come centrale, perché non ci sono motivi. Ma scusa, conferma D'Angelo. Gigliotti e D'Angelo non possono mai centrare con la mente. Gigliotti e D'Angelo e Bencivenga. Tu sei sicuro che deve bloccare l'influenza uno dei due? Non ho capito. Non è che poi allora, auguro se succede. Bencivenga e Agostino. E poi il problema è davanti. Il problema è che sono quattro contatti. Sono quattro contatti, se uno solo deve essere espulso. E ci sarà, arriverà Altobelli, devi cambiare la partita. C'è Altobelli, bravo, sono cinque, bravo. Secondo me sarà del ballottaggio Altobelli e Bencivenga. No, Festo lo fa entrare nel secondo, preferisce tenerlo nel secondo tempo. No, bisogna anche stare attenti perché gli attaccanti del Vigor Lamezia sono in Prota e Montella. Non due pivellini. Altro, Montella ha segnato anche ieri contro due il due attaccanti Netti, comunque molto molto veloci, che sarà difficile marcarli.
deve quindi, lavorare molto la difesa... Gigliotti, che tra i due è quello più rapido, ecco. Vedendo ieri gli scontri tra D'Angelo e lo Iacono, queste cose sabato non ce le possiamo permettere. E non ce, possiamo, non ce le permetteremo perché non manca lo Iacono, quindi almeno uno dei due. Almeno uno dei due, eh? Altobelli però. Per quanto lo Iacono fino al momento, diciamo, della, dell'espulsione non mi era dispiaciuto, anche in fase propositiva, e poi l'assist del gol è suo, accrossato dal fondo e non dalla tre quarti, questo cross vuol dire fondo, quanto è bello il cross al fondo. Ah, questo vuol dire tanto, perché non dai il tempo al portiere, gli togli una parte di visuale, e metti l'attaccante faccia alla porta, che può arrivare solamente a tirare, non ha bisogno di girarsi. Ma se lo ricorda il grande Arno, il cross da centrocampo di Arno, cioè lo schema Arno, il cross da centrocampo. Allora, hai ricordato adesso Arno, mannaggia. Era anche un modello di Alfa può andare. Anche un fiume. Vabbè, un fiume. Basta. Anche con Fiorucci lo schema numero uno, Marruoco che lancia per parola. Ah, bellissimo. E quello era, fantastico. Ah, oggi siamo nostalgici. Oggi li vedremo per tutti. Detto così, in casa di Omero Carella. È vero. Omero Manzoni. Omero Manzoni Carella. No, per carità, mi fa piacere il paragone, mi imbarazzo un po'. Vai. Tanto sono tutte e due morti, quindi sì, non si possono lamentare. No, ma si stanno girando nella tomba come polli in una rosticceria. Guarda, al volo. Saluto Alessio, il mio amico che mi ha pronosticato il gol di Mazza. No. Mi manda il WhatsApp, entra Mazza, mi scrive, segna Mazza, stai sereno. Stai sereno. Non è che sì, può stare però, bene. Guarda, sono rimasto sconvolto. Anche mi il mio dicono... amico Letta è stato... Sereno. E ha segnato anche lui. Il Foggia... no, ha segnato il suo amico Renzi. Mi dicono che il Foggia ha invertito la sorte avversa, non le piccole. Però questa non è roba mia, questa. Promozione. Unione Bisceglie, che la pelle 1-0. Non è normale questo. Non è... No. La Juniores del Calapelle è aggredita a Trane. Qui diciamo sempre brutte notizie di calcio dilettantistico. Ragazzi, è calcio, è uno sport, ma soprattutto la juniore, se sono ragazzini, cerchiamo di essere tutti tranquilli, calmi e goderci una domenica, un sabato, un weekend, quello che è di sano divertimento. Prima categoria, Sporting Downia, Ultra Attivi 3-0. Basket. Cosa? Io volevo glissare. Ultra Attivi, il nome dell'altra squadra. Ah. Vabbè. Sembra un detersivo, ma è una squadra di calcio. Io... No, per carità, rispetto alla squadra, no, se ci mandate, se qualcuno ci segue, ci mandate di dove siete, perché sono curioso. Anche la motivazione del nome. Dobbiamo stare attenti, ancora vengono e ci picchiano anche loro. Peraltro. Esatto. Non è che mo... Di questi tempi. A me sembra il nome di un over 40. Potrebbe... Vabbè, basket, Olimpia Cerignola, Lecce, 105-61, perde Vieste con Castellaneta, vince la Diamond... Vince Manfredonia con Lanciulli Bari e San Severo perde contro Scafati. Settore giovanile, Cosmano Sport, Foggia Calcio 4-3, allievi provinciali, Ascoli Satriano, Foggia 4-1, Berretti, amichevole, Foggia Lanciano 0-2, giovanissimi, Foggia Avellino 0-2, vabbè. Una strage. Allievi della Pro, Roma Foggia 4-0. Vabbè, ci sarà vabbè, modo di Serie D, però il Manfredonia... La Trattivi è la squadra di Altamura. Sta scritto anche il perché, gentilmente. Informati. Una squadra di Altamura, una squadra di calcio gestita da cittadini. Cittadinanza attiva. Cittadinanza attiva, questo. Una lista civica. No, non lo so. No. La lista civica è stata creata nel 2009. A questo punto, Quark. Ma chi ce l'aveva dice allora che nasci qua sopra che noi? Il Manfredoni ha vinto contro la Gelbison o il Gelbison. Mazzara del Vallo. No, è Vallo di Lucania. Vallo di Lucania. C'è un Vallo. San Severo ha perso l'Arzanese 2-0. Il Arzanese? No, basta. Manfredoni a calcio 5, Benapro 4-5. Calcio femminile, Manfredonia, Puzza al Barletta 3-2. Appuntamento per lunedì prossimo, alle sempre alle 8:15, qui da Bar Caricone. Si gioca sabato alle 4. Bravo, caspita. Non mancate. Non mancate la zaccheria. Ciao a tutti, ciao.